Ciao amici, sono Diego di Tempus Fugit. Sono qui stasera per portarvi una novità che, come ho scritto nel titolo, è l'orologio più caldo che potete indossare al polso. Caldo non inteso perché o l'hanno rubato o perché è di temperature astronomiche, ma semplicemente perché è veramente con colorazione caldissima, una colorazione che ricorda l'autunno, le foglie che cadono, gli alberi che diventano marroncini, arancio e gialli. È un Oris in edizione in collaborazione limitata a 250 pezzi per Collective Horology. È un Oris quindi Diver 75 questa volta perché ha la colorazione che è ispirata tantissimo ai modelli degli anni 70. È un quadrante, come potete vedere, California Inspired, quindi tipo California, bicromatico, quindi la parte dell'anello esterno è in marrone o un arancio mattone molto scuro, quasi marrone appunto, dove vengono appunto indicati i numeri 12, 3, 6 e 9 come i primi Diver 65 che sono usciti qualche anno fa, e la parte dell'anello centrale è in arancio più chiaro. Non ha la data, ha una simmetria secondo me questo quadrante stupenda, ragazzi. La colorazione è veramente molto molto calda, questi toni caldi ricordano veramente l'autunno e io li vedo, questo lo vedo un orologio ideale per un amante tipo di coffee racer, di macchine vintage, con quel colore un po' ruggine, un po' marrone, un po'. Non voglio continuare a ripetere caldo perché l'ho già detto diverse volte, ma è veramente quello che mi ha scaldato il cuore appena ho visto questa colorazione. È vero, è una colorazione particolare, probabilmente potrebbe anche stancare perché è veramente particolare e molto vistosa. Tra l'altro la cassa, che assomiglia a quella dei Diver 65 classici in tonalità ad esempio bicromatica, è fatta in due materiali, ha il bracciale che è metà acciaio e metà bronzo, una maglia centrale. La cassa è tutta acciaio satinata, la ghiera è in bronzo, l'inserto ghiera marrone come la parte dell'anello più esterno del quadrante è in alluminio, sempre per farlo molto vintage, ovviamente al dot a ore 12 luminescente. Tra l'altro il quadrante anch'esso è tutto luminescente, con abbondante pasta luminova nella parte dei quadrati con i numeri, quindi la visibilità di questo, come vi faccio vedere nelle immagini, sicuramente sarà ottima. Le scritte non sono neanche troppo invasive, c'è la scritta logo Oris stampato ore 12 e ore 6, c'è la scritta 10 bar trattino 100 metri per andare a definire appunto l'impermeabilità dell'orologio, che è come quella appunto del Diver 65 di Oris, e c'è scritto 5 days per indicare appunto la durata della carica dell'orologio. Il quadrante quindi è veramente qualcosa di caldo e bellissimo. Le sfere sono quelle medesime del Diver 65 che ci sono in commercio normalmente. Il vetro è un vetro zaffiro bombato per farlo anche lì stile anni 70 e crede riflessi secondo me veramente molto belli questo vetro, come quello del Diver 65 normale del resto. La novità è che c'è il fondello anch'esso a vista con lo zaffiro per far vedere appunto il bellissimo calibro 400 di manifattura Oris con 28.800 alternanze ora, 21 rubini, appunto le famigerate 120 ore di riserva di carico alias 5 giorni. È un orologio appunto che esce in tirata limitata a 250 pezzi appunto per Collective Horology, sarà preordinabile sul sito, la cifra sarà sui 4.500 euro, è un orologio veramente vintage style, ragazzi. I bracciali di Oris sono tra i più belli che secondo me ci sono sul mercato oggi perché partono da 20 e vanno a sfinare fino a 14. Le dimensioni poi sono quelle delle medesime del Diver 65, quindi una cassa da 40, un lug to lug perfetto di 48 e un'altezza di 12,8. Diciamo che è uno skin diver che strizza l'occhio, anzi tutti e due gli occhi al vintage anni 70 con una tecnica costruttiva e un movimento assolutamente moderno e di alta qualità e di alta durevolezza tra l'altro. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, che questo bellissimo Oris Diver vi abbia scaldato il cuore come ha fatto al vostro amico Diego, ma il vostro amico Diego è un sentimentale sull'orologio, lo sapete. Mettete un bel like, iscrivetevi intanto al mio canale, che è il modo migliore che avete per spingermi a portarvi sempre novità di questo tipo. Ah, tra l'altro, ragazzi, domani escono dei nuovi squali. Saranno due, secondo me, dalle immagini che si vedono, con qualche materiale esotico. Vediamo, appena so qualcosa vi faccio un bel video, così vi dico subito quello che ne penso. Io vi ringrazio per la visualizzazione, vi saluto e al prossimo video di Diego di Tempus Fugit, che probabilmente sarà domani. Ciao amici!